Sto bene, dite la verità. Dai, sembro un po' un messicano, però. Ma perché tutto ciò? Perché oggi è il 2 non di novembre, ma di Movember. Perché ogni anno si chiama novembre Movember perché si vuole sensibilizzare soprattutto gli uomini, perché spero che solo gli uomini abbiano la barba, però de gustibus. Comunque, bando alle ciance, durante il mese di novembre si vogliono sensibilizzare gli uomini alla lotta al tumore alla prostata e quindi si decide di fare questo Movember, moda moustache, e quindi in genere le persone si fanno i baffi. Quindi se voi che non sapete di questo movimento, in questo mese vedrete molte più persone con i baffi, è proprio per questo motivo. E io non potevo farne a meno. E quindi da qui fino a fine novembre ad ogni video assumerò un tipo di barba differente. Eh? Siete contente voi donne? Ah, e il codino non fateci caso, no, non sto per farvi quella cosa, anche perché sono in video, quindi. Mi raccomando. Parliamo di cose più serie. Siamo qui oggi perché vorrei discutere di un qualcosa di abbastanza importante e spero che possa esservi utile. Perché ormai è da 7 mesi che conduco questo canale YouTube parlando di economia, nel bene o nel male, spero nel bene. Però ci sono stati molti, ma molti commenti, soprattutto in dei video particolari. E alcuni più interessanti, alcuni meno interessanti, ma molti di questi avevano un elemento di fondo in comune: accostavano l'economia a un senso di giustizia. Infatti alcuni dicevano l'economia dovrebbe essere più giusta, o altri ci dovrebbe essere meno disparità, davano le colpe all'economia se c'è disparità nel mondo. Oppure addirittura alcuni dicevano scrivi tu una teoria economica in modo da equiparare tutti gli uomini o rendere l'economia più giusta. Purtroppo non funziona così. Innanzitutto, cosa studia l'economia? L'economia studia come le risorse finite o infinite di questo pianeta vengono distribuite all'interno del mercato. Il mercato generale e siamo noi persone che interagiamo l'une con le altre. E quindi cosa si chiede lo scienziato economista? Si chiede come vengono distribuite queste risorse e qual è il modo più efficiente affinché queste risorse vengano distribuite. Quindi già da questa concezione di economia, di questa definizione, Non appare nessun senso di giustizia o di eticità. Quindi già abbiamo fatto un primo passo avanti. Ma perché le persone pensano all'economia come qualcosa che deve essere giusto, oppure addirittura fanno dei travasi con la filosofia, quindi mischiano molto filosofia, economia, etica? Purtroppo queste persone poi vanno fuori strada nel capire cosa effettivamente fa ed è l'economia. Però c'è una spiegazione anche in questo su perché si fa molta confusione, ed è prettamente storica. Infatti, prima di Adam Smith, tutti gli intellettuali che studiavano economia, come sappiamo anche dalle medie, erano un po' un tuttofare. Infatti molto spesso gli uomini di chiesa erano filosofi, erano storici, erano scrittori e anche economisti. E quindi forse è probabilmente da lì che deriva tutta la nostra concezione così etica o giustizialista dell'economia. Perché ad esempio già da Aristotele, famosissimo, spero che lo sappiate, filosofo, già Aristotele indicava un prezzo giusto. Un altro scrittore molto famoso, appartenente alla scuola degli scolastici, era ad esempio San Tommaso d'Aquino. Anche lui formulò una sua teoria del prezzo giusto. Il problema è che questa teoria è molto soggettiva e quindi non può essere effettivamente compresa e applicata dappertutto, perché qualcosa che è giusto per me non è giusto per gli altri. Però San Tommaso d'Aquino, che era uno scolastico e anche appartenente al mondo della Chiesa, indicava questo senso di giustizia e infatti addirittura denigrava il tasso di interesse, quindi, ad esempio. Però insomma, indicava questo senso di giustizia che purtroppo però era molto soggettivo. E un altro filosofo, molti magari si stupiranno, però un altro filosofo molto importante fu Marx, che introdusse un certo senso di giustizia o di solidarietà all'interno dell'economia. Perché sì, Marx è molto più famoso rispetto alla filosofia che all'economia, purtroppo. Fatene una ragione, però in economia si studia veramente poco Marx, perché è più famoso per essere un filosofo. E quindi però lui ha sconvolto la storia per le sue idee di socialismo, di comunismo, di equità tra le persone, appunto inserendo questo senso di etica all'interno dell'economia. Però purtroppo, come vedremo anche successivamente, oltre ad aver già analizzato la definizione di economia, è sbagliato. Quindi abbiamo detto che fino al 1700
le persone intellettuali facevano un po' di tutto, dall'economia alla filosofia, e mischiavano un po' di roba. Però arriva Adam Smith, scrive La ricchezza delle nazioni, e da lì tutto il mondo del pensiero economico cambia. Infatti si avranno molti progressi, inizieranno molte persone a specializzarsi solo all'economia, allo studio dell'economia, e poi via via, pian piano, lo studio dell'economia si evolve fino ad arrivare al 1800. Cosa succede nel 1800? Nel 1800 c'è un pensiero molto forte che riguarda il positivismo. Il positivismo che è caratteristico del 1800, mette al centro l'uomo e la scienza, che ha permesso tutto quel progresso che non si era mai visto da lì a 100 anni prima. Immaginate nel 1800 due rivoluzioni industriali, tutte le scienze e le tecniche aumentano in modo esponenziale, però l'economia era rimasta comunque ferma a dei discorsi molto teorici basati sulla filosofia, sul pensare, sul dedurre in modo induttivo-deduttivo dei pensieri economici. E quindi cosa si decise? Ve la sto raccontando abbastanza a breve. Si voleva ingegnerizzare anche l'economia, perché se voleva essere chiamata una scienza dovevi dargli qualche parvenza di scienza, quindi dovevi dare della matematica all'economia, perché tutte le scienze nel 1800 che stavano nascendo e stanno dando dei progressi utilizzavano anche la matematica, quindi gli economisti dicevano: cazzo, loro usano la matematica e noi stiamo ancora qui a pensare in maniera induttiva senza dati, mettiamo dei dati in questa economia. E quindi nasce la corrente dei marginalisti, corrente economica dei marginalisti, che uno dei più grandi autori fu Alfred Marshall. Cosa ci possiamo portare a casa da Alfred Marshall e da questi marginalisti? Due definizioni. La prima è che l'uomo economico è perfettamente razionale. Quindi vediamo che è quasi un superuomo questo uomo economico razionale, cioè, e ovviamente non esiste nella realtà, però in economia serviva e serve tuttora, perché i marginalisti si studiano tuttora in economia all'università per fare determinati pensieri e per svolgere alcune conclusioni. Però già questo è un altro dettaglio che ci dice che all'interno della persona economica non c'è nessun concetto di giustizia. La seconda definizione che ci portiamo a casa oggi è ottimo paretiano, una definizione che ovviamente è stata definita da Wilfred Pareto, che tra l'altro ha studiato al Politecnico di Torino, non lo sapevo neanch'io prima di fare questo video. Però, ottimo paretiano, cosa ci dice questo equilibrio di ottimo paretiano? Ci dice che un'allocazione delle risorse è un ottimo paretiano quando io massimizzo l'utilità di un agente senza diminuire l'utilità dell'altro agente. E quindi quest'altra definizione di allocazione di risorse, che come abbiamo visto è fondamentale per lo studio dell'economia, non induce nessun parere etico o giusto. Semplicemente analizza i fatti. Ora, l'argomento giustizia ed economia è enorme, è veramente enorme. Quindi in questo video abbiamo preso solo quell'elemento di microeconomia, cioè di studio dei soggetti presi singolarmente. E per questo che dopo questo video inizierò una serie chiamandola L'economia è giusta, in cui andremo ad analizzare numerosi aspetti, vedremo come se l'economia sia giusta o meno. Infatti andremo ad analizzare ad esempio Marx, cosa dice Marx, l'equilibrio, il socialismo, potremmo andare a vedere all'interno di un'azienda se esiste un'economia giusta o meno, quindi vediamo se è possibile una gestione dell'azienda in modo giusto. Ci sono tanti aspetti, anche a livello macroeconomico, ci sono degli indici che ci possono dire quanto un'economia sia giusta, possiamo vederlo. Tutte queste cose le analizzeremo successivamente, ad esempio potremmo vedere anche una risposta a Marx, cosa ci dice. L'argomento l'economia è giusta è enorme, però siamo partiti da delle basi solide, che di base l'economia non è giusta, ma perché per sua definizione non prende in esempio questo valore di giustizia. Ma facciamo un passo avanti. Alcune persone mi dicono: fai tu un'economia più giusta, creala tu una teoria economica. Anche qui il focus è sbagliato, perché come ho cercato di spiegare anche nel primo video del mio canale, che vi consiglio di andare a vedere anche se sono un po' arrugginito, le teorie economiche seguono la realtà. Non c'è nessuna teoria economica che anticipa la realtà, perché è così, cioè gli economisti non sono dei maghi, non possono prevedere il futuro e non possono né comandarlo. Loro vedono cosa succede all'interno di un mercato e lo analizzano, lo studiano e cercano di trarre delle conclusioni. Quindi anche se io volessi creare una teoria economica giustissima, bellissima, dove tutti hanno 100.000 euro, lo posso fare, ma ovviamente non si applicherà alla realtà, perché la realtà va di per sé, va da sola, non è imbrigliabile in delle teorie economiche fatte a priori. Semplicemente noi
cioè noi, gli economisti, io non sono economista, cercano di guardare la realtà e di analizzarla. Quindi anche questa cosa di dire formulano tu una teoria economica è sbagliata, è concettualmente sbagliata. Ora voi mi direte, ah sì, ma questo liberismo non è vero, bisogna crearlo, bisogna mettere un senso di giustizia. Anche qui il concetto è sbagliato, perché stiamo analizzando delle persone. Riprendiamo i due concetti di prima. Posso spostare il focus da un soggetto perfettamente razionale che cerca di massimizzare la sua utilità a un soggetto che si accontenta di poco e cerca di essere il più equo possibile, cercando di distribuire le proprie risorse a tutti. Bene, faccio questa mia teoria, ma poi nella realtà è vero? Cioè, ad esempio, voi che state guadagnando, voi che guadagnate 10.000 euro al mese, beh, siete voi per prima disposti a cedere magari 9.000 euro e darli ad altre persone? Beh, io credo di no. Ed è per questo quindi che non è che l'economia non è giusta, ma sono le persone che sono stronze al massimo. Che poi è relativo comunque. Non è totalmente corretto dare la colpa all'economia se ci sono delle disuguaglianze, è semplicemente che le persone sono delle persone avide e che difficilmente distribuiscono i loro averi a delle altre persone. Però anche quello lo vediamo, come le persone più ricche in genere distribuiscono più risorse rispetto a quelle povere. Però questo è un altro discorso. Però ripeto, il punto non è che l'economia che non è giusta, sono le persone che sono avide. Quindi prima di dare colpa all'economia che non sia giusta, diamo le colpe alle persone che sono dei pezzi di merda. Non so se mi sono spiegato, spero che mi sono spiegato. Comunque questa è un inizio di una serie che, ripeto, andremo ad analizzare un sacco di temi, secondo me, molto interessanti. Però di base no, l'economia non è giusta, ma non è giusta non perché gli scienziati, gli economisti non vogliono che sia giusta, ma perché creare un'economia giusta non ha senso, non permette di guardare la realtà come effettivamente è. Quindi spero che io sia stato abbastanza chiaro e spero che questo video sia stato utile, e se avete qualche dubbio, qualche interpretazione, qualche consiglio, qualche idea, mettetela giù. Però basta confondere economia, filosofia ed etica. Basta.